accolto qui nel Castellino del Bifelmo. Per noi è un onore essere qui in questo comune, che comunque era un comune del Regno delle Due Sicilie. Io devo raccontare subito un aneddoto, perché un mese fa noi eravamo a Villa Camporieto. Questo nome a voi è familiare, perché è un paese del Molise. Ad Ercolano noi stavamo mettendo in scena Viaggio a Corte dei Borboni. Questo spettacolo è andato in scena anche nella Reggia di Portici. Mentre eravamo lì, Giovanni Esposito, qui, che adesso vedete nelle vesti di Bernardo Tanucci, mi dice: vogliamo chiamare un attimo il sindaco Enrico Fratangelo? Dissi: certo, chiamiamolo. È una coincidenza molto molto strana, però ci fa capire tante cose. Noi eravamo a Villa Camporieto. Scipione De Sangro è stato l'ultimo duca di Castellino del Biferno, e quindi in quel proprietario di Villa Camporieto. Quindi in quel momento Giovanni mi dice di chiamare il sindaco di questo paese, e quindi l'ultimo feudatario, quindi il duca di Casacalenda, quindi il duca di Castellino, per porgli i nostri saluti. Sembra veramente una coincidenza, io non lo sapevo. Poi, studiando sui libri giorni dopo, mi accorsi di questa cosa, quindi veramente è stata una cosa molto molto particolare, molto toccante. Infatti gliel'ho raccontata prima a Giovanni. Noi siamo qui perché ci tenevamo molto a essere con te e portare questo spettacolo in un altro comune, in un'altra regione, perché noi da tempo ci occupiamo della valorizzazione storico-culturale del Miglio d'Oro, quindi di tutta la costa vesuviana, dove ci sono tutte le ville vesuviane. E noi veniamo da lì, molti vengono da Portici, qualcuno da Torre del Greco, altri da Caserta. Insomma, siamo un po' variegati, ci sono diverse associazioni. Abbiamo qui Giovanni Esposito insieme alla moglie Francesca Flaminio, che è il presidente dell'associazione Fantasie d'Epoca. Poi abbiamo Lucio Martina, non Martino, con la moglie, il presidente della società Danza Napoli, di balli, quindi ottocenteschi. Solo un inciso: Giovanni può mettere in scena spettacoli dal 400, 700, 800, perché Francesca è un'ottima sarta ed è colei che poi ha cucito tutti questi vestiti che potete ammirare oggi. E poi già li hai presentati Nicola Monacella e Mirko Speranza, il primo reggimento re. Molto molto legati alla casata dei Borboni, come hai potuto vedere. Purtroppo altri componenti e altre associazioni non sono potuti intervenire oggi per diverse problematiche. C'è l'associazione Ferdinando e Don Ippolito con Teresa Colapietro, la quale è la nostra popolana, ma sarà sostituita degnamente da un'altra popolana, e tra poco inizieremo lo spettacolo. Io non mi dilungo oltremodo perché i tempi sono contingentati. Io ringrazio nuovamente il sindaco, e noi continueremo a portare questo spettacolo dove ce lo richiederanno. Diceva e parlava della Reggia di Portici. Io sono sia un consigliere comunale della città di Portici, però all'opposizione, e sono il presidente dell'associazione culturale Portici Borbonica, che abbiamo costituito circa 2 anni fa, e da 2 anni fa ho cercato di mettere insieme tutte queste associazioni per far rivivere i fasti del Settecento e i fasti dell'Ottocento. Quindi io penso che questo sia uno spettacolo che durerà nel tempo. Stiamo creando un format, e così come l'abbiamo portato alla Reggia di Portici, lo vogliamo portare a Candidello, a Caserta, a Capodimonte, a Palazzo Reale. C'è competenza, c'è professionalità da parte di tutte le associazioni, e quindi io sono convinto che sarà un format molto seguito, perché ogni volta che mettiamo in scena questo spettacolo noi andiamo in sold out, praticamente si riempiono le sale, perché è veramente uno spettacolo molto molto bello e piace molto alla collettività.
Io non mi dilungo e vi ringrazio nuovamente per l'accoglienza. Grazie Enrico, grazie a voi, grazie a tutti. Okay.